Siano dato Gesù Cristo. Sì, rendiamo lode al Signore. Lo invochiamo in mezzo a noi, in questo momento in cui siamo qui riuniti a pregare, perché il Signore possa rivolgere il suo sguardo benevole nei nostri confronti, di gente che sente di continuare una tradizione antica, quella luce rappresentata dalle candeline, modesta quella luce, però è un segno di luce, un segno di presenza, un segno che vogliamo noi camminare a fianco al Signore per metterci in ascolto del suo messaggio, di quelle cose belle che Lui ha fatto sentire nel cuore a tanti di noi, almeno in certi momenti, e di quelle cose belle che nella misura in cui si colgono e si comprendono ci portano a vivere una vita di donazione, una vita di impegno, una vita di condivisione. Ecco la festa della candelora, cosiddetta, delle candele, la festa delle candele. Ecco il fatto che oggi la Chiesa vuole ricordare anche le persone consacrate che nella Chiesa hanno fatto una scelta di servire il Signore, di servire i fratelli. Sentiamo di rivolgerci al Signore, ognuno con il nostro carisma, ognuno di voi che in qualche modo ha fatto una scelta di vita, una scelta anche di consacrazione, almeno i religiosi e le religiose, una scelta di vita che li porta a dire a se stesso: Signore, ho fatto una scelta fidandomi di te, dammi la forza perché questa scelta sia coerente nel cammino della vita. Sì, voi religiose, numerose, vi vedo stasera e vi saluto con tanto affetto, con tanta stima. A fianco a voi saluto anche tutte le persone religiose che un pochino più sofferte dal peso degli anni. Noi li vogliamo ricordare, le vogliamo queste persone ricordare, perché nella Chiesa di Dio anche la loro sofferenza, la loro vita ritirata, la loro vita che talvolta fa pensare anche all'inutilità di quella vita, perché anche loro scoprono e riscoprono la loro realtà di vita in questa Chiesa, nella Chiesa, per il mondo universale. Ecco, persone che sentono di rinnovare di fronte al Signore, di fronte al proprio cuore, l'impegno che hanno preso nella giovinezza lontana, ma anche nella giovinezza vicina. Voglio il Signore accompagnare le scelte di tutti quanti voi e in qualche modo, sull'esempio di quei personaggi biblici che il Vangelo ci ha presentato, il vecchio Simeone, la profetessa Anna, in fondo anche ieri il Vangelo ci parlava dei profeti, la realtà dei profeti, da Mosè ad altri personaggi che nella storia della salvezza hanno in qualche modo vissuto una vita significativa nel contesto del popolo di Israele, nel contesto dell'Antico Testamento, anche nel contesto dei tempi nostri, dei tempi moderni. E anche voi, anche noi, tutti quanti sacerdoti religiosi e religiose, dobbiamo sentire che la nostra vita deve essere un inno di lode al Signore per le meraviglie che ci ha fatto percepire, ci ha fatto sentire, ci ha fatto capire. Il vecchio Simeone che dice: Signore, ora lascia che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola. I miei occhi hanno visto la salvezza di Israele, l'incontro dell'anziano uomo, l'incontro dell'anziana donna, Anna, la profetessa, anche lei, dopo aver vissuto un'esperienza di vita coniugale nella sua giovinezza, si era dedicata all'ascolto, al dialogo, al confronto con il Signore. Sì, anche lei, anziana di anni, carica di anni, sente l'esigenza di rendere lode a Dio per la scelta fatta, per la scelta che in qualche modo l'aveva messa a contatto con il mistero di Dio che si era rivelato a lei, si era rivelato a lui, a Simeone. Ecco, e noi riviviamo questa scena. Ecco, noi, dicevo, un ricordo riconoscente, grato a voi religiose o voi religiosi. Ecco, il Signore ci dà
di vivere questo momento in questa prospettiva di lode e di ringraziamento. Sì, noi, alcuni di noi più grandi che hanno camminato nella vita per diverso tempo, alcuni di voi si sono immessi in questa vita religiosa da poco tempo, voglio il Signore accompagnarvi con tanta forza, con tanto coraggio, con tanta vivacità a vivere la vostra scelta. Sì, una scelta da vivere, da portare avanti, da testimoniare, da poter dire a tutti: ho fatto la scelta del Signore che mi ricompensa della donazione che ho fatto a Lui e in qualche modo fa di me una persona che esprime un carisma, un dono gratis che il Signore ha fatto a me, a ognuno di noi ha fatto un dono gratis il Signore, questi carismi, questi doni gratis, questi doni che nella misura in cui si colgono, si vivificano, portano frutti belli, non sempre quando vogliamo noi o come vogliamo noi, ma i frutti che il Signore vuol cogliere da ciascuno di noi saranno sempre un dono grande per la Chiesa. Sì, un dono grande per la Chiesa. Sentiamoci carichi di questa realtà, di in qualche modo di sostegno al cammino della Chiesa attraverso la nostra donazione, attraverso la nostra preghiera, attraverso il nostro vivere in maniera armoniosa all'interno delle nostre comunità. Sì, le nostre comunità devono essere delle aiuole, delle oasi in cui delle persone che hanno fatto una scelta in qualche modo chiamano a fianco loro altre persone per dire: dateci una mano, noi ve la diamo per poter vivere la risposta al Signore, dateci anche a noi una mano perché possiamo noi mantenere vivo quel carisma, quel dono che il Signore ci ha fatto percepire. Persone che vivono la donazione al Signore, persone che sentono l'esigenza di rinnovare in alcune circostanze particolari questo essere dono per gli altri, che diventa sostegno, diventa anche per noi, anche per voi religiosi e religiosi, sostegno per servire i fratelli. Voglia il Signore farci percepire la grandezza della nostra vocazione, voglia il Signore farci amare la nostra vocazione, voglia il Signore farci desiderare sempre quella scelta iniziale, quella scelta che va rinnovata giorno dopo giorno con la gioia del cuore. Sì, una gioia da esprimere, da manifestare, da vivere. Ecco, il Signore ci guarda con compiacenza in questo atteggiamento. Un altro elemento che vorrei dire: voi sapete che noi come diocesi di Rieti finora abbiamo un po' sofferto della carenza di vocazioni. Quest'anno il Signore ci ha dato un certo numero di giovani che hanno chiesto di avviare un cammino formativo in seminario. Mi piace dirlo, mi piace ripeterlo questo. Sì, abbiamo 5, forse 6 giovani che hanno cominciato un cammino verso una consacrazione sacerdotale, religiosa. Comunque il Signore poi nel cammino che stiamo facendo, che stanno facendo questi ragazzi e questi giovani, in qualche modo si farà vicino e aiuterà ciascuno a fare la scelta giusta. Noi sosteniamo con la preghiera questi giovani, questi ragazzi. Avete visto, ci sono alcuni giovani che fanno un po' di servizio liturgico, forse un pochino da drizzare, da purificare, da rendere più visibile anche, però siamo grati a loro, a questi germogli. Sì, Padre Alessandro, sono dei germogli affidati anche a te. Questi ragazzi si mettono nelle tue mani come educatore, come superiore, nelle tue mani per dire: vogliamo insieme verificare, vedere se questa mia attrattiva verso la vita consacrata può essere vera, o se vera non sarà, avranno la forza e il coraggio di dire: non fa per me questa strada. Però dopo un discernimento, dopo una verifica, dopo in qualche modo un chiedere al Signore quella luce interiore che possa aiutare a portare avanti le scelte, fin quando il Signore vorrà, per tutto il tempo che vorrà, però come segno della vicinanza del Signore. Ecco, questa vicinanza del Signore noi la auguriamo a
questi giovani che sono qui vicino a noi, ai giovani che sono entrati in vari seminari di Roma, degli Assisi, che in qualche modo si preparano al sacerdozio per servire la diocesi di Rieti. Ecco, la preghiera vostra, la preghiera di tutti noi sia una garanzia ulteriore per dire: Signore, anch'io voglio sostenere questi ragazzi, questi giovani, questi germogli che cominciano a spuntare, a venire fuori. Voglia il Signore, con la sua vicinanza, la sua presenza, fare in qualche modo sviluppare questi germogli per farli diventare fiore, per farli diventare pianta, per farli diventare dono per tanti e in tanti posti. Ci fermiamo qui, preghiamo nel cuore e con la mente.